La storia è un romanzo fondamentale del Novecento ed è una delle descrizioni degli effetti della guerra sugli esseri umani più potenti che ci sia. Io credo che chiunque legga questo romanzo non possa scordare mai più la meraviglia di questa invenzione, di questo personaggio di Giuseppe, di questo bambino figlio della protagonista Ida Ramundo, questa maestra elementare, un essere assolutamente semplice e un soldato tedesco di passaggio a Roma. Il romanzo inizia proprio così. E la descrizione di Roma, di questa Roma macerata, ferita, il bombardamento al Verano, le persecuzioni razziali, ci sono delle pagine che hanno proprio, che ti si scrivono nella memoria, perché sono indimenticabili nella loro descrizione letteraria. Invaso dal presentimento di una sorpresa ineguagliabile, Giuseppe dette un'occhiata dalla finestra di cucina e, sgranando le pupille, senza nemmeno affibbiarsi i sandali, infilò le scale in una discesa febbrile. In questo romanzo la voce è quella della Morante, cioè è come se, mentre in Arturo c'è Arturo che parla, qua è proprio la Morante che racconta e parla in prima persona, partecipando alle sorti di queste vittime, senza sentimentalismo, ma con un sentimento veramente prezioso. Tale fu il primo incontro di Giuseppe con Bella. Quel cane, difatti, era in realtà una femmina, e portava già il suo nome di Bella da prima ancora di incontrarsi con Nino. Chi glielo avesse messo da principio non si sa. Con la capacità di descrivere gli ultimi, di farli diventare personaggi epici in qualche maniera, è fantastica, perché c'è proprio l'epica dell'umano, dell'umano in tutte le sue accezioni. In certi momenti, mentre registravamo il libro, ci dovevamo fermare per quanto emotivamente sollevasse. Insomma, è un romanzo potente, forte, per la capacità di metterti davanti all'orrore. E questa è un'azione politica, perché non c'è, secondo me, nessuna forma più alta di coscienza rispetto all'orrore della guerra di quella di rivelarne gli effetti devastanti che ha proprio su tutti gli esseri umani nelle declinazioni più varie. È incredibile come la Morante riesca a descrivere dei personaggi che ti si incarnano immediatamente, li vedi, ti appaiono nella loro forma fisica come se li conoscessi, ti accompagnano nella lettura come esseri che animano il tuo personale universo, ti sembra immediatamente di conoscerli e riconoscerli, e questa è una capacità molto rara degli scrittori, che lei ha in maniera sublime. Per me è un tale onore leggere la Morante, che spero di essere stata all'altezza della sua capacità, e spero che questo sia un modo per poterlo fare arrivare ai ragazzi con più facilità.